immagini dello scavo che sta portando alla luce un'antica tomba. Vediamo come stanno proseguendo i lavori con Nazario Basile. Un fotogramma di vita quotidiana di 2600 anni fa, lo hanno riportato alla luce gli archeologi nella necropoli etrusca dell'Osteria, nel parco archeologico di Vulci. Si tratta della prima tomba a camera che viene scavata in questa area sepolcrale. Le operazioni di scavo erano iniziate con la rimozione dei blocchi che chiudevano l'ingresso, quindi è stata asportata la terra dall'interno. La sepoltura sembrerebbe intatta e iniziano ora ad uscire, ad emergere i primi reperti del corredo funerario. Una volta liberati gli oggetti, i detriti, davanti agli studiosi si è delineato il quadro completo della sepoltura. Qual è la straordinarità di questo ritrovamento? Innanzitutto che è una tomba non violata, è intatta, la tomba è maschile, abbiamo una lancia che ce lo conferma, un coltello, abbiamo quel piccolo oggetto di corredo di vita quotidiana che hanno accompagnato il defunto nel suo lungo viaggio nell'aldilà. Questa olla è un'olla che conteneva dei liquidi che probabilmente venivano attinti da questo attingitoio, eccolo. Grazie a questi reperti noi riusciamo a ricostruire la vita quotidiana degli abitanti di Vulci, non solo dei principi, ma anche delle persone più umili che vivevano tutti i giorni in questa zona. E attraverso questi piccoli tasselli noi riusciamo a ricostruire tutta la storia degli Etruschi. Gli scavi andranno avanti fino alla fine dell'anno e scaveremo in estensione tutta questa grande area, e questa è solo la prima delle grandi scoperte che faremo in questo periodo. Un